ai ragazzi dei collegi, ma non solo, quindi è aperto un po' a tutta l'università, che ha come fulcro l'idea che sia importante essere qui, studiare, evidentemente acquisire delle competenze, assolutamente, ma anche cercare di educare, di educarsi al bello e alla bellezza, che non è oggetto specifico se non di qualche corso tenuto da qualche esperto dal punto di vista accademico di questi temi, però è per tutti noi, io credo veramente, non solo per voi ragazzi, ma per tutte le persone umane, un valore fondante e un qualcosa che non si finisce mai di comprendere fino in fondo e che merita che gli dedichiamo un po' di tempo. E allora ormai da qualche anno abbiamo pensato di accompagnarvi, ma accompagnarci, perché in realtà siamo tutti destinatari bisognosi di educare e di educarci alla bellezza, attraverso degli incontri vari che vengono svolti nel corso dell'anno. Già l'anno scorso, e questa è la seconda volta che appunto, mettiamo in essere un incontro di questo tipo, speriamo anche non l'ultimo, non l'ultima, abbiamo proposto, il professor Gasparini in particolare, che è il curatore e l'ideatore del progetto, un incontro che ha a che fare con la poesia e che vede, e lo ringrazio moltissimo per la seconda volta, con noi un attore che molti magari di voi conoscono, ma forse non tutti, e quindi è un'ottima occasione per conoscerlo e per incontrarlo, Cristian Poggioni, che ci fa veramente un regalo perché ha un'agenda che è molto fitta, è impegnato, e però ha piacere di spendere il suo tempo, un po' del suo tempo anche con noi, quindi con noi dell'Università Cattolica. E io penso che l'altra volta l'avevamo fatto appunto al Giardino di Santa Caterina, che è un luogo speciale, un luogo particolarmente bello dell'università, e ci sarebbe piaciuto ripeterlo lì, ma non abbiamo potuto farlo, siamo in un altro luogo che magari proprio dal punto di vista questa sala, perché poi in realtà Mariano mi ha detto bello, prima che la direttrice Mariano mi prende a randellate, Mariano è bello, un bel giardino, un bel cortile, magari questa sala non è proprio sfolgorante, però cercheremo in ogni modo di renderla bella, così, vivacizzandola e rendendola un contenitore di un qualche cosa di bello che spero che appunto potremo condividere insieme. Non voglio veramente rubare tempo, do poi immediatamente il microfono e la conduzione dell'incontro a chi più appunto l'ha ideato, quindi il professor Gasparini, a chi anche l'altra volta ci aveva accompagnato in questo percorso, il professor Diodato, che come vi dicevo è un esperto del bello dal punto di vista accademico, essendo docente di estetica. E aggiungo solo un'ultima cosa, proprio velocissima, che è questa. A me fa piacere vedervi numerosi, perché questo è un incontro un po' particolare, evidentemente. Cioè, un incontro dove si va non perché c'è qualche competenza in particolare da aggiungere al proprio carnet di skills, quindi rispetto a quello che uno si immagina come modo principale di occupare il tempo lato Università Cattolica, è qualcosa di un pochino extravagante. Ma io sono molto contenta di vedervi qui, di vedervi anche numerosi, nonostante il tempo, il cambio del luogo, eccetera, 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 perché io penso che per tutti quanti, ma appunto anche per voi ragazzi in particolare, è molto costruttivo vivere questi anni di università prendendo un po' tutto quello che dall'università e non solo dalla città vi viene offerto proprio come occasione di crescita. Quindi anche cose o proposte che non sembrano immediatamente da un punto di vista strettamente utilitaristico arricchenti e invece servono in una prospettiva più larga rispetto alla costruzione della nostra personalità, penso che proprio sia il caso che abbiate la voglia e anche tempo da dedicare a questo genere di attività. E parlo per voi, ma parlo in primo luogo per me, nel senso che appunto sono comunque delle occasioni in fondo abbastanza rare, perché non è che se viviamo in un contesto e in una città dove non è che ne troviamo proprio in continuazione, che credo che sia bello appunto cogliere al volo. Fine di questa introduzione, a questo punto metterei il microfono qui. Io, se mi permettete, mi vorrei sedere lì perché così godo appieno della poesia di Cristian e ascolto anche loro, e questo lo rimettiamo qui e lascio a voi la conduzione dell'incontro.